Il posticipo di Premier League prevede la sfida fra Aston Villa e Bolton, con le due squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Gli ospiti sono 19esimi, 4 punti sotto la quota salvezza, a 5 partite dalla fine, anche se devono recuperare 2 partite rispetto alle dirette concorrenti. Il tecnico Owen Coyle ammette poi di temere anche gli infortuni che stanno mietendo vittime nella sua rosa. Ho un paio di preoccupazioni per domani. Niacci ha subito un colpo l'altro giorno, così come Mark Davis, che oggi non si è allenato ed è in dubbio. A centrocampo possiamo vantare solo Reo Cocker e pensare che all'inizio ne avevamo una decina di centrocampisti. Una vittoria del Bolton farebbe venire i brividi a un Aston Villa che gode di solo 5 punti di vantaggio sul baratro retrocessione. Gli uomini di McLeish vengono da uno scialbo pareggio per 0-0 contro il Sunderland. Anche il Bolton però ha perso terreno nell'ultima giornata di campionato dopo il pareggio con lo Swansea e le vittorie di Queen's Park Rangers e Blackburn. Ma Coyle crede alla salvezza, anche e soprattutto per le partite che i suoi devono recuperare. Siamo gli artefici del nostro destino, abbiamo 5 partite da vincere per fare i punti necessari per la salvezza. Tutto qui, ce la possiamo fare nonostante i giocatori che ci mancano. Abbiamo abbastanza qualità e fame. Tra i villains potrebbe recuperare Agbon Lahore dopo aver saltato la partita di sabato per un guaio alla spalla. L'Aston Villa ha vinto solo una volta nelle ultime 11 giornate ed ora è ora di invertire la rotta.